Ragazzi, è appena terminata la giornata ippica, l'ultima corsa era alle 7 e quindi giusto il tempo di farsi due conti e inviare il resoconto e postarli, ed eccoci a fare il video di presentazione per il copier che parte domani. Come vi avevo anticipato, ci siamo presi qualche giorno in più per l'organizzazione, per la standardizzazione dello stake, l'uso del money management, siccome la maggior parte degli utilizzatori erano già presenti nella precedente avventura sempre con il copier, che tanto bene è andata l'anno scorso. E quindi non ci siamo trovati in grandi difficoltà a ripartire, e appunto siamo pronti già per domani con le giocate che andranno. Volevo nel frattempo fare un sunto veloce di quello che è successo in questi 12 giorni. Come vedete, sono 12 giocate, sono passate 2 settimane, ma con 2 domeniche sapete benissimo che la domenica non mandiamo le giocate e siamo appunto affardata dalla primissima operazione. Abbiamo ottenuto, siamo partiti con cassa 100, siamo già a cassa 149 con 12 sedute. Quindi abbondantemente nel mese era quello che ci aspettavamo, il 3% più o meno giornaliero. Per esempio oggi abbiamo fatto un qualcosina in meno, ci sono stati dei giorni in cui abbiamo fatto il 6%, dipende ovviamente dallo sviluppo, soprattutto dalle bancate che andiamo a fare, perché più sarà bassa pur mantenendo la stessa responsabilità, nel qual caso ci troviamo di fronte a una quota particolarmente bassa, ovviamente lo stake messo in palio per quella bancata, sempre a parità di stake che ho utilizzato. Per esempio nello screen, nel nostro mouse, il nostro ricchio è 8,35, ovviamente è un conto che gioco a quota 4 e un conto che gioco a quota 5,5. Quindi è ovvio che lo stake che mi permette questa responsabilità è diverso a secondo punto della quota proposta per quella tagliata. Quindi anche i risultati giornalmente sono similari, ma possono differenziarsi in qualcosa. Poi utilizziamo l'interesse composto, quindi ogni volta aggiungiamo il guadagnato alla cassa per metterlo in palio. Come vedete, in questo caso avevamo 100 di cassa iniziale, già in questa giocata eravamo arrivati a 105, 105,71, perché ogni giorno, questo era un paio di giorni dopo la prima giocata, ogni giorno andiamo, come ben sapete, ad aggiungere con l'interesse composto quello che abbiamo guadagnato fino a quel momento. Questo ci ha permesso, come dicevamo, in 12 giorni portarci a casa il nostro bel 49 e rotti per cento. Andiamo a rivedercelo un attimo. Eccolo qua. 49,65 addirittura. Ripartiamo da domani. L'utilizzo, l'idea principale è quella di avere, lo facciamo insieme così più semplice, come abbiamo già detto altre volte, avere una gestione mensile. Quindi ogni mese, oggi avviciniamo al raddoppio, quindi non abbiamo beccato i tre loss dovuti appunto da una giornata particolarmente sfortunata. L'anno scorso si è verificata una volta soltanto, quindi per adesso sono 18 mesi che non succede questa cosa. Potrebbe sempre capitare, però ovviamente
la gestiamo con il MASA proprio per questo, per avere appunto una migliore profittibilità. Avevamo tentato con altri approcci, non vi sto a fare la cronostoria, avevamo tentato anche con un 1 su 2, però due losse consecutivi è possibile che avvengano, quindi è molto meglio un 2 su 4 con il rischio appunto, il guadagno, anche se leggermente inferiore, ovviamente si attesta, come dicevamo, intorno al 3% giornaliero con l'interesse composto, e ci permette in linea di massima di raggiungere, lo ripetiamo ancora una volta, nell'avvicinarsi del mese di gioco, al raddoppio dello stake messo in palio. Ovviamente in un mese, quindi, o riusciamo a non perdere mai il MASA, e quindi raddoppiamo, oppure nel qual caso ci sia la giornata con tre loss negativi, perdiamo la cassa messa in palio per quel singolo mese. Questo significa che di fatto stiamo giocando una quota 2, e giocare a quota 2, come ben sapete, ci permette un bel vantaggio. Di un evento in cui, per esempio, dall'anno scorso, in 12 mesi appunto, è verificato una volta, quindi avremmo avuto 11 vittorie, 11 step a quota 2, e un unico step in cui abbiamo perso quel MASA, quindi quel mese, che è lo step del MASA principale, della gestione principale del mese superiore. Quindi un MASA annuale in cui la nostra giocata sono tutti step da quota 2, perché o, ripeto, realizziamo questo raddoppio, oppure perdiamo lo stake nella malaugurata ipotesi in cui si verifica questi tre loss per tre bancate sbagliate in una singola seduta, in una singola giornata. Quindi o raddoppiamo il mese, o, e quindi vinciamo lo step, oppure in quel mese appunto perderemo il singolo step. Un MASA di quota 2, dato che si è verificato una volta soltanto, gli vogliamo essere generosi, quindi in 12 gestioni, 12 mesi, io ritengo che 8 le portiamo a casa tranquillamente, facendo i dovuti scongiuri, però sono 8 operazioni che andrebbero in porto, ci permettiamo 4 errori, quindi perderemmo tutta la gestione della cassa, ecco, a caso si verificano appunto 5, in 5 mesi perdiamo 5 MASA. Ritengo la situazione molto poco probabile, e con una quota 2 ci permette appunto un'ottima gestibilità. Guardate quello che succede, 12 su 8 di quota 2, e sgranocchiate gli occhi, guardate che resa, 5 e 12. I nostri 5 euro diventano 516 euro, e quindi in un anno portiamo a casa. Poi successivamente possiamo gestirlo con ulteriori interessi composti o meno. Questo era soltanto per rendervi partecipi della prima cassa che metteremo in palio nel primo mese. Con una cassa 100 annuale, ho sentito anche gli altri, non è un problema per la totalità degli altri. Poi possono sempre gestire il MASA con il moltiplicatore del copier, quindi la mia giocata è standardizzata a giocare appunto questo stake mettendo a rischio per quella giornata. Chi decide di avere una maggiore incasso può tranquillamente moltiplicarlo per 2, chi invece ritiene eccessiva questa singola operazione può dimezzarlo, può fare quello che viene opportuno. Dicevo, seguendo l'opinione di tutti, la maggior parte ha deciso, sempre ognuno può scegliere i propri moltiplicatori, di partire con una cassa di 200, in modo che in un anno cerchiamo di arrivare, sfruttando la quota 5, portare questa cassa di 200 a ben 1000 euro.
ritengo che è un bel modo di divertirsi, lo facciamo tranquillamente e poi di conseguenza questo stake iniziale sarà raddoppiato, quindi nel primo mese da domani giocheremo con una cassa di 83 euro. Ve lo rifaccio rivedere, la cassa di 200 è a livello annuale, quella che mettiamo in palio, 12 mesi, 8 aspettativa, tradizionale di quota 2, perché ripeto ogni mese o raddoppiamo e quindi vinciamo il singolo step, oppure potremmo perdere quel singolo step qualora si verificano i tre loss consecutivi. Quindi domani, mercoledì 5 ottobre, la nostra giocata sarà per una cassa complessiva di un 2 su 4 per 83,12 euro. E questo per tutto il mese, finché ovviamente non o raddoppiamo o andiamo avanti con il DSL composto, o raddoppiamo oppure nella malaugurata ipotesi, lo dico non per portarmi iella da solo, ma perché è sempre possibile, e quindi andremo a perdere questa cassa o quello che abbiamo accumulato nei giorni seguenti. Comunque perderemo soltanto uno step di questo mazzo. È ovvio che se arriviamo al raddoppio del mazzo, quindi la nostra cassa originale ci prospetta un più 83, siamo di fatto passati al secondo step e quindi gestiremo successivamente le varie operazioni che andremo a fare. Comunque, domani la prima cassa da mettere in palio sarà appunto un rischio giornaliero di 83,12 euro. In un MASA 2 su 4. Andiamo a vedere in dettaglio anche il MASA. 83,12. Eventi 4. Attesa 2. Tradizionale, le operazioni sono tagliate di più o meno quota 5 o inferiori, isolatamente troveremo delle quotazioni un po' più alte, come potremmo trovare delle quotazioni più basse, specialmente per i favoriti che il nostro tips gioca. Quindi la prima responsabilità della prima giocata di domani sarà un rischio di 60, di 6,56 euro. Perderemo nel quel caso ci sia 3 loss, quindi tre laiade perse, in cui perdendo la laiada appunto quelli che noi ritenevamo non cavalli che non arrivavano al traguardo vincenti avessero invece vinto tutti e tre. Nel qual caso succede questo, andiamo a perdere i nostri primi 83,12 euro, che è lo stake dello step del MASA superiore che abbiamo già messo dentro. Questo è il sunto. Vi ricordo che il canale Telegram dove abbiamo mandato le giocate finora e non sarà più fruibile, avremo soltanto un canale per chi è dentro il progetto bot, che ripeto è gratuito. Ancora una volta facciamo delle operazioni, delle iniziative totalmente gratuite, ci accolliamo anche i costi di questa operazione. È gratuito per tutti quelli che fanno parte del Bot VIP Club. Quindi il nostro tempo, le nostre giornate, il nostro software, il tempo che abbiamo voluto, che è servito per realizzarlo, per metterlo a posto e per approntarlo, per svilupparlo, ovviamente è il nostro omaggio a quelli che credono in quello che noi stiamo facendo, in quello che vogliamo ancora realizzare. Ovviamente con il copia di 365 abbiamo fatto il colpaccio, quindi ci aspettano novità eclatanti, ma da domani, 5 ottobre, appunto, partiamo direttamente con il copia. Nel gruppo metterò il link per il nuovo canale Telegram di supporto a questa iniziativa, ovviamente per non togliere determinate persone o meno ne faccio uno direttamente nuovo con l'ingresso, quindi con il link per quelli che sono appunto nel bot VIP Club.
Chi vuole aderire ovviamente può sempre scrivere ai programmatori alla solita mail massaconf2017@gmail.com. Un abbraccio dal vostro amico Max Azzurro. Bye bye!